Sono cuochi e chef stellati, ma prima ancora genitori. Per questo motivo i ristoratori toscani sono le persone ideali per educare i bambini a una corretta alimentazione. Una formazione che non può non iniziare nelle scuole, dove si impara il rispetto per il cibo e per chi lo prepara. Cuochi tra le mense, il progetto promosso dalle amministrazioni comunali di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, parte proprio da questi principi e porterà pasti sani, curiosi e responsabili nelle mense scolastiche del territorio. Io spero che diventi un'esperienza pilota non solo in regione toscana ma anche addirittura fuori. Ci sono state un sacco di polemiche sulle mense scolastiche, quindi tutta la guerra dei genitori, il panino. Io credo che questo sia un modo di rispondere con l'eccellenza, e ci sono tanti ingredienti in questo piatto che stanno cucinando i territori, che stiamo anche sostenendo noi come Regione Toscana. C'è un aspetto educativo importantissimo per i bambini, c'è un aspetto anche di collaborazione fra chef stellati e personale che nelle mense lavora. La seconda edizione di Cuochi tra le mense si apre con una grande novità, l'estensione dei baby menu d'autore in tutta l'area del Chianti fiorentino. Avendo un bambino piccolo e essendo una mamma di un bambino all'asilo, sono abbastanza sensibile a questo tema. Ha cominciato l'anno scorso per questo progetto in collaborazione con il comune di San Casciano, una collaborazione con le cuoche delle mense. In mensa a volte le signore affrontano anche dei prodotti che un sostegno magari di un cuoco professionista può essere utile, perché senz'altro lo fanno un gran bel lavoro. E per quello siamo andati a lavorare insieme per un giorno e affrontare questo tipo di lavoro. Ecco. Il compito degli chef che hanno aderito all'iniziativa è quello di accompagnare i bambini alla scoperta delle materie prime e di farli appassionare alla buona cucina, sfruttando colori, forme e profumi originali. Siamo stati contattati in quanto ristorante livornese, quindi sinonimo di pesce ingrediente un po' restio ai bambini, e quindi cercandolo di rivisitarlo e facendoli appassionare un po' a questo ingrediente che in genere, almeno a detta degli operatori della scuola, viene un po' tralasciato nei piatti. Così, insieme alla pasta col pomodoro, i gourmet in erba potranno iniziare ad apprezzare sapori più concentrati, come il pesce, le verdure di stagione e i formaggi locali. Allora, il progetto nasce da vari aspetti, sotto vari aspetti. Allora, l'esigenza è intanto di formare i nostri cuochi che lavorano nelle mense, e dall'altro lato anche favorire, attraverso dei suggerimenti degli chef o dei piatti fanni, come li hanno definiti loro, per fare mangiare anche alimenti che vengono scartati, che i bambini non mangiano, quelli più ostici, tipo il cavolo, il pesce lesso, e in questo modo riuscire a educarli a un'alimentazione corretta, ma anche educarli ai buoni sapori, al gusto, perché la caratteristica anche che appunto emerge dal territorio toscano è la qualità del prodotto, e se il bambino non lo sa riconoscere, non sarà, intanto non gli farà bene fisicamente, ma soprattutto non potrà capirlo in futuro. Se una...